il ferro finirà. Perché nulla esiste per sempre se non Dio, il suo volto sublime, e quelli che saranno con lui nella beatitudine. Quindi l'inferno non sarà eterno, a un certo punto si estinguerà. C'è un bel librettino, se vi interessa, come cristiano, di Hans Urs von Balthasar, fatto cardinale da Giovanni Paolo II, che si intitola Sull'inferno, un librettino di poche pagine, e qui dice che l'inferno c'è, ma probabilmente è vuoto. Esattamente il contrario di quello che mi insegnava mia mamma, che mi diceva che certi santi vedevano una pioggia finta, finta, e chiedevano: cosa sono questa pioggia finta? Che cos'è? Sono le anime che cadono nell'inferno, non si possono contare. Io avevo raccontato, era piccola, lei lo raccontava a me, e io non ci ho mai creduto, non era felice, perché c'era una, secondo me, una sanità della nostra anima che impedisce di credere a certe cose, come quando leggevo i librettini che mi regalavano per la comunione, non so se anche voi qualcuno li spedivano. Ogni volta che reciterai questa parola, questa preghiera, farai 300 giorni in meno di purgatorio. Cioè Dio dice a me che ho 8 anni e se non dico questa cosa starò 300 giorni a cuocere. Non ci ho mai creduto che facciamo. Adesso non mi danno più queste oscenità. Ma le davano, non le riuscirò a dare ancora. Quest'idea di un Dio che deve essere così placato dalle nostre sofferenze, facendoci cuocere, perché dobbiamo espiare i peccati, i bambini, quando io insegnavo anche elementari, i bambini sani scrivevano espiavano i peccati. Perché espiare non capivano cosa vuole dire, ma espiare i peccati è molto interessante. Magnifici bambini! Allora, purtroppo quest'idea che i teologi hanno avuto, che è esatta, nel senso che se Dio è onnipotente, la sua misericordia è più grande della sua giustizia, alla fine il suo amore riuscirà a redimere ogni cosa, magari condannando alla non esistenza ciò che è stato malvagio, cancellando. Corano dice addirittura: se voi vi pentirete per le opere buone, Dio renderà le vostre opere malvagie opere buone. Non è onnipotente. Allora, nel momento in cui io mi pento e faccio opere buone, tutto il male che ho fatto cambia. Mi sento. Da me non si detta più. Lo può fare, no? Basta che noi facciamo un piccolo passo. È onnipotente. Se è onnipotente, ci salverà tutti. Oppure ci cancellerà, ma non ci darà via lo spirito per tutta l'eternità, perché sarebbe una roba senza senso e sarebbe la vittoria del demonio. Il male trionferebbe sul bene per sempre. Perché non ce lo raccontano? Perché noi dobbiamo avere paura, perché se no non vediamo, no? Quindi il castigo sarà doloroso e sarà anche eterno. Non finirà mai, non ce ne libereremo mai, eppure tutte le teologie a un certo punto hanno detto questa roba non ha alcun senso. Perché nella logica stessa del Dio unico, del Dio misericordioso, del Dio onnipotente, questa cosa non può stare in piedi. È assurda. Allora io direi a queste persone che si mettono al posto di Dio e decidono che ha diritto di vivere, di non vivere, di vivere soffrire, di vivere pagare, eccetera, eccetera, adesso non sono in coerenza con il loro stesso credo, con la loro stessa tradizione religiosa, che nei punti più alti della teologia, della mistica, della spiritualità, è sempre arrivata a dire che il perdono è la cosa più grossa per importante di tutte. Ma perché il perdono è importante? Non nel senso buonista del termine, ancora una volta. Ti perdono, ma sì, dai, fa niente, hai massacrato la famiglia, mi hai torturato, mi hai portato via tutti i miei beni, mi hai chiuso in un manicomio, ma sì, ti perdono, ti sei effetto. No, per favore. Ma per favore.
tu sei una carogna e io ti faccio vedere tutto il male che mi hai fatto. Ma il perdono è importante, perché il perdono è quello che cambia di segno. Tutto il male che tu hai fatto può diventare un bene se tu lo riconosci e lo cerchi di riparare. Basta poco, un passo. C'è un bel hadith, se mi ricordo, che dice che Dio è come una mano che sta in cima alle scale. Noi siamo su un passo. Fai il tuo gradino, vedrai che la mamma corre giù e ti prende il braccio. Però tu devi fare il primo gradino. Se non fai il primo gradino, non succede niente. Cioè tu sei co-lavoratore della tua stessa salvezza. Fai questo primo gradino. E quindi anche questi regimi, eccetera, avrebbero la possibilità di salvarsi se almeno chiedessero scusa e non continuassero in questa direzione. Certo che non lo faranno per molti, moltissimi motivi, ma mi sembra importante, secondo me, entrare nel profondo delle dinamiche. Non so se vi ho deluso, vi aspettavate un altro discorso, ma guardate anche sul documento sulla fraternità che è stato fatto, firmato da Papa Francesco e da prima di Al-Azhar, che parla di fraternità. Io sto scrivendo un librettino che forse vedremo più un giorno, se mai riuscirà a presentare, in cui io cerco di contestare una concezione buonista della fraternità. La fraternità è una cosa difficilissima. La Bibbia e il Corano ci dicono che Caino ha ammazzato Abele. La sapienza popolare ci dice fratelli coltelli, parenti serpenti. La cronaca quotidiana ci dice che a Vetrana, di Ligure, Cogne, eccetera, nelle famiglie succedono le cose peggiori e tra i vicini di casa succedono le cose peggiori. Io non ho ammazzato nessun giapponese, difficilmente ammazzerei qualcuno, anche perché io sto qua e lui sta. Non abbiamo molte occasioni di darci fastidio a vicenda. Però con i miei vicini di casa, con i miei parenti, ho un sacco di problemi, e con gli ebrei musulmani devo dire che, pur essendo le due religioni più sorelle del cristianesimo, la storia dimostra che ce le siamo date di santa ragione, da una parte e dall'altra, per secoli. Quindi la vogliamo capire che la fraternità non è un volere un sebbene, diamoci pacche sulle spalle. La fraternità è una delle cose più difficile da gestire, e come diceva Jean-Paul Sartre, che Dio lo benedica, l'inferno sono gli altri. La cosa più difficile da gestire è l'alterità, anche se ci è indispensabile. Non sarebbe nulla se non ci fossero gli altri. I miei genitori, i miei fratelli, le mie sorelle, i miei vicini, i miei compagni di classe, i miei colleghi, eccetera, eccetera, però tutte le cose che mi fanno soffrire le vengono soprattutto agli altri. E più sono vicini, più mi fanno male. I parenti sono come le scarpe, più sono stretti, più fanno male, dice un altro. E anche in Arabo ci sono. A me piacciono molto le barzellette e i proverbi, perché sono i raccoglitori della sapienza popolare. E ci dicono delle cose molto antipatiche, e tra l'altro ci dicono tutte cose contraddittorie. Non so se avete notato. Mi trovo un amico, trovo un tesoro, ma dagli amici guardo il Dio, che dai nemici mi guardo io. E come mai la sapienza popolare dice una cosa sul contrario? O perché la vita è contraddittoria, è paradossale. E la voce del popolo ti dice una cosa e anche il suo contrario, ma anche il Corano, anche la Bibbia hanno dei versetti contraddittori. Perché la vita è contraddittoria. Dispiace per i teologi, dispiace per i giuristi, che pensano che la Bibbia e il Corano siano i libretto distruttori dell'essere umano. Io non sono una lavatrice, non c'ho bisogno che qualcuno conosca quali sono i pulsanti giusti da schiacciare perché io faccia le cose che mi desidera. Io non ho pulsanti. E il Corano, come la Bibbia, non è un testo giuridico. Se i giudici al Corano saranno
500 su 6.000, e che evidentemente curavano un testo narrativo, un testo pedagogico che ci racconta delle cose. Così come noi raccontiamo una favola ai bambini per fargli capire che come funziona l'esistenza. È mai esistita un concetto rosso, andare a vedere un bosco, ha incontrato il lupo, c'era una nonna, ma chi se ne frega? E la storia è bellissima e funziona a dirmi che devo avere paura, devo stare attento, se sono nel bosco, ci sono gli animali feroci, magari addirittura qualcuno può prendere le sembianze, una persona cara, tipo la nonna, ma in realtà c'è sotto il lupo che arriva a mangiare. Pedofilia e abusi sessuali in famiglia potrebbero avercelo fatto capire anche nella cronaca recente. Quindi vado a concludere anche per lasciare spazio alle vostre domande. Io credo che ci sia un grosso malinteso di fondo, nel senso che non solo le ideologie, anche laiche, anche le religioni sono spesso strumentalizzate per fare delle cose che vanno contro la loro stessa logica, e il nostro compito è quello di portare fino in fondo le contraddizioni per farle esplodere. Poi ci sarà qualcuno che di fronte a questo orrore magari si rabbeggerà, altri continueranno a fare i loro compiti per i loro interessi, ma questa non è la nostra missione, tanto più se saranno credenti, la missione attraverso l'opera di Dio. Noi siamo strumenti, semmai, una testimonianza, quindi la sua traduzione, il suo impegno nel caso di questo autore, ma anche tutto il resto, sono come delle piccole scintille del mezzo alla paglia che noi miseramente cerchiamo di accendere sperando che un grande fuoco si possa sprigionare, perché paradossalmente un fuoco si può spegnere solo con un fuoco ancora più grande. Inshallah. Grazie. Io forse prima di lasciare anche spazio al pubblico per le domande, mi riallaccio solo un attimo al discorso che faceva Branca prima sull'offesa o sul dire delle cose blasfeme, perché magari uno dice chissà cos'è stato detto di così grave per meritare la morte. Quindi sicuramente questa domanda è la prima domanda che sorge quando uno sente è stato condannato per ateismo, per apostasia o perché è stato blasfemo. Diciamo che i versi che sono stati per cui è stato accusato sono versi, per esempio, che dicono, vi cito alla lettera il verso del primo libro, ovviamente, dice che il sole dorme, giace a letto perché ha la febbre. Quindi, per esempio, una frase come questa è stata interpretata, quindi strumentalizzata, per condannare una persona a morte. Voi in questa frase vedete un'offesa? L'accusa è stata il sole è una creatura divina, quindi non la possiamo rendere umana, il sole non può avere la febbre, non può essere malato, quindi chi ha detto questa frase ha offeso la divinità. Quindi vi sto dicendo delle frasi di questo tipo. Un'altra frase in cui in una poesia il poeta parla di sé e a un certo punto dice che ha in mano una bottiglia di vino, quindi anche questo è stato usato e strumentalizzato per. Quindi quando si parla di queste accuse vi garantisco che si sta parlando di frasi di questo tipo. Non dimentichiamoci, io prima forse ve l'ho detto però forse non l'ho sottolineato, che si tratta di un poeta palestinese che deriva da una famiglia immigrata, quindi i suoi genitori erano immigrati in Arabia Saudita per motivi economici, quindi lui si trova nella situazione di profugo. In questo libro critica un po' la società consumistica, per cui c'è un po' di critica al petrolio, c'è un po' di critica alla condizione femminile, per cui magari chiediamoci se forse questo è il motivo e non l'altro. Queste sono domande che mi faccio io, che faccio anche con voi. Un altro motivo può essere il fatto comunque di non essere un cittadino saudita, ma qua si può aprire tutto il discorso dell'essere immigrato, dell'essere profugo in un paese che non dà
nel suo statuto agli immigrati come l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita fa tanto se non fratelli, però è il primo paese che quando si tratta di profughi o di immigrati a considerarli cittadini veramente di serie B se non dice di serie C. Quindi si è visto anche cosa è successo anche con i siriani, insomma. Per cui sicuramente ci sono queste motivazioni che non le altre. Quindi la motivazione religiosa, a mio parere, è stata utilizzata e strumentalizzata per dare una condanna di questo tipo, perché si parla di frasi di questo tipo. Poi magari lascio se qualcuno ha delle domande sul libro. Io volevo chiedermi qual è stata la reazione della società musulmana, anche saudita, in questo caso? Cioè, nel senso, è stata una reazione appunto silenziosa e quindi accondiscendente rispetto a quella che è stata una decisione di un'autorità islamica, oppure c'è stato un sentimento di, come dire, non so, di difesa di questo poeta, che cioè nel senso il popolo appunto musulmano in quel caso si è sentito offeso da queste poesie, oppure ha riconosciuto il fatto che non fosse così blasfemo? Poi no, sicuramente chi ha letto le poesie, chi li conosce, sicuramente sa che non c'è niente di offensivo, sa che non c'è niente, però sicuramente si parla anche di una società che non è laica, quindi in cui i poteri sono nelle stesse mani. Poi in Arabia Saudita c'è anche la polizia religiosa, quindi c'è tutto un sistema che è veramente diverso c'è qua in Occidente, per cui tantissimi poteri sono molto legati tra di loro, per cui se si decide che questa persona è blasfema, cioè non è che ci siano le due, cioè c'è l'autorità religiosa e il giudice magari è laico, cioè è tutto, per cui sì, no, quando è stato condannato cioè, non c'è stata una reazione dall'altra parte, perché non c'è. C'è un'altra parte. Cioè, è tutto. Cioè, purtroppo, quando un paese non è un paese laico, è tutto ritenuto nelle stesse mani, per cui tutto viene anche interpretato sulla base della religione. La religione è molto presente. Sì, no, mi riferisco banalmente anche a quella parte proprio di società civile. Ma la società civile non fa niente, se scende in piazza, cioè. Cosa possono fare? Cioè, non... Sì, no, magari appunto immaginavo la reazione di un mondo musulmano, magari anche extra saudito, appunto, e quindi un mondo moderatamente, cioè normalmente musulmano, come penso. Ma secondo me perché il caso non è stato poi adesso trattato come un caso religioso. Chi forse adesso fa di più sono gli scrittori, gli intellettuali, gli artisti, per cui è diventato più un caso trattato dal punto di vista artistico, letterario, che non religioso. Non so se... Sì, anche nel caso di Salman Rushdie, molti intellettuali musulmani, tra cui alcuni premi Nobel, hanno sottoscritto un appello contro la fatwa di Khomeini che lo condannava a morte, però capite che è un elite. E poi appunto molti di questi paesi, non essendoci una classe media, io proprio sulla questione della laicità insisterei proprio sulla questione del fatto che sono in realtà in cui sono pochi, ricchissimi e potentissimi, e la maggioranza della popolazione è molto deprivata, e stiamo arrivandoci anche noi, non so se vi rendete conto che la crisi attuale sta portando anche l'Occidente alla sparizione del debolimento delle classi medie, quindi alla popolazione in questo senso. In una società dove pochi hanno tutto il potere e tanti non hanno nulla, puoi votare anche tutti i giorni, non cambia niente. È il rapporto di forza tra le classi, tra gli strati sociali, fra i sindacati, per i partiti, i giornali liberi, le associazioni, eccetera, che fa funzionare la democrazia, non il 50% dei votanti, a volte può anche sbagliarsi, come effettivamente sta succedendo abbastanza spesso.
avete visto che Trump appena benedetto gli hamburger e le patatine persino nelle scuole, cioè, anche Caligola ha fatto senatore il suo calato, quindi cioè, niente di nuovo sotto il sole, ogni tanto un pazzo il potere arriva, ma è proprio perché c'è un sistema democratico che può riuscire a sopportare alcuni anni di follia di uno matto e poi riprendi a ragionare. E se invece è proprio il sistema democratico, capite che siamo molto vicini di uno. E molti nei paesi arabi hanno questo senso di impotenza. Anche dopo le primavere arabe, molti si trovano in situazioni peggiori di come vogliono le precedenti. Quindi da una parte c'è, l'abbiamo vista, milioni di persone in piazza, dappertutto, gioventù, donne, eccetera, però capite che uno non può fare una ricreazione infinita e quindi dopo un po' uno si rassegna anche a, realisticamente a fare quello che è indispensabile per sopravvivere. Come è un po' dappertutto in America Latina, anche in America musulmana. Non vedo grande differenza tra quello che sta succedendo nei paesi del Medio Oriente e in tanti paesi del Sud America. Dov'è la differenza? Pure sono cattolici. Ma nessuno dice, ah, in questi paesi cattolici le cose non funzionano a causa del cattolicesimo. Certo, l'Islam può essere sfruttato, perché è ancora molto radicato in uno stato etico tradizionalista, quindi ha questa capacità di ricatto, diciamo, di delegittimazione, legittimazione del potere, che magari da noi la Chiesa o la religione ha un po' meno, non mi farei troppe illusioni. Posso dirvi una cosa, se non ci sono altre domande, a prego. Buonasera, una domanda. Sta andando lì per Ma abbiamo la sentenza in cui ci spiega la motivazione della condanna, perché non è condanna così la morte, ma c'è la motivazione. Qualcuno ha letto la sentenza, cosa ha pronunciato il giudice saudita? Che è quello che è scritto, va bene, ma la sentenza giuridica. Allora, partiamo dalla motivazione, ma se lo scopo, così, allora è dare un'altra riflessione, un'altra immagine di un paese centrale nel mondo islamico, come l'Arabia Saudita, se è un altro scopo politico, questo è un altro discorso, ma bisogna in qualsiasi paese.